Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 11 marzo, è San Costantino ed è la giornata internazionale per la dignità e il rispetto della persona. La giornata è stata istituita nel 2000 negli Stati Uniti da parte dell'IDEA, Federazione Internazionale delle Persone Affette dalla Lebbra. Le sue origini risalgono a un episodio accaduto in quell'anno presso il centro di Carville, un vecchio lebbrosario, poi convertito parzialmente in ospedale. Le autorità governative locali avevano deciso di chiudere la parte residenziale del centro dove abitano persone anziane rese disabili dalla lebbra. Gli abitanti di Carville decisero di protestare organizzando una marcia a cui presero parte principalmente le persone disabili e gli ex malati di lebbra. In seguito, le autorità locali decisero di revocare la chiusura della parte residenziale. L'anno successivo, un altro centro residenziale in India, minacciato nello stesso modo, lanciò una locale campagna di raccolta di firme per celebrare questa giornata. In Cina, nei vecchi villaggi dove vivono le persone con disabilità da lebbra, celebrarono questo giorno con diverse iniziative legate al tema Liberiamoci dai pregiudizi.